Dopo aver fatto parlare di sé per storie d'amore burrascose, cattive amicizie e le ormai ben note vicende legali, Fabrizio Corona fa in modo che non ci si dimentichi di lui anche ora che è in carcere, in cui si trova per una serie di condanne peggiorate poi in seguito alla momentanea latitanza. Curioso il fatto che ora persino i suoi detrattori si trovino a difenderlo, contrari allo stile di vita del re dei paparazzi quando era libero, ma perplessi di fronte ad una pena così rigida quando nel nostro paese persone con sulle spalle reati ben più gravi, bisogna dirlo, si godono la vita al di là delle sbarre. La pagina Facebook di Corona è così ora più che mai invasa da messaggi di sostegno e Fabrizio, come e quando può, replica dal carcere inviando lettere a riviste a lui ben note. Il business dell'ex paparazzo però non si ferma qui. Fabrizio ha scritto una biografia dal titolo Mea Culpa, con un sottotitolo che recita Voglio che mio figlio sia orgoglioso di me, e ha prodotto una linea di magliette con il marchio Detenuto numero 74. Che riscuotono molto successo tra i suoi fan. Insomma, Fabrizio, anche limitato dalla prigionia, è più attivo che mai e in un modo o nell'altro fa sempre parlare di sé.